Preside Angela Pizzi, mercoledì l'incontro col presidente della regione, in regione, con gli altri vertici della provincia e del comune di Penne. Buone notizie per l'Istituto Marconi. Finalmente sì, sono veramente contentissima di poter dare finalmente una buona notizia, perché il Presidente della Regione ha mantenuto la promessa che ha fatto proprio in questo posto lo scorso 11 febbraio a circa 600 persone. È riuscito a trovare fondi per realizzare una struttura provvisoria in legno per ospitare già a partire da settembre gli studenti del Marconi, quindi finalmente finiranno i doppi turni e potremo tornare alla normalità, quindi noi siamo contentissimi. Il sito scelto è quello dei parcheggi che si trovano proprio nella zona centrale a fianco al terminal degli autobus, quindi avremo la possibilità di continuare ad utilizzare le nostre due palestre che sono proprio vicine e nello stesso tempo avremo un collegamento diretto anche con la nostra succursale, che resta chiaramente agibile e aperta. Sono ottime notizie, perché sicuramente una scuola che non muore è una risorsa per tutta la città, quindi per tutta Penne. Assolutamente, io mi sento di ringraziare il Presidente della Regione, il Comune che ha dato la sua disponibilità e anche il Presidente della Provincia, che comunque ha dato il suo parere favorevole a questa iniziativa.